sul sangue, che hai pensato? Volevo che sono un po' di due su un caffè e basta. Devo pensare. No, no, era per chiedere una situazione di gioco. Stavo pensando invece che se fossimo stati 2-0 all'inizio del set, come doveva essere, probabilmente lo sa. La tua squadra è stata capace oggi di resistere psicologicamente anche a situazioni in cui ci è sembrato che gli arbitri abbiano deciso piuttosto male contro di voi, addirittura un video check in cui si vedeva un tocco, è un segnale positivo. Io dico che noi dobbiamo essere più forti degli arbitri, delle chiamate contro, di una munizione. Noi dobbiamo capire che siamo una grande squadra e dimostrarlo in ogni occasione. Quindi se vogliamo essere la Juventus della pallavolo, sappiamo che ogni tanto ti tifano contro, sappiamo che qualche palla può essere data dubbia, pazienza insomma. Poi dopo ci sono anche le volte che ce le danno noi, quindi prendiamo quello che abbiamo fatto di buono, cioè la vittoria, che era molto importante. E se vogliamo crescere ulteriormente di livello, cosa che mi auguro di poterlo fare insieme, ovviamente perché la squadra in questo momento la vedo concentrata, il focus è buono, dobbiamo capire che a fronte di un set vinto molto bene dobbiamo mantenere un regime di gioco alto. Comunque sia stato un grande risultato, una partita lunga, avevate affrontato una partita così dura solo a Ravenna e poi soprattutto in Supercoppa, è stato secondo me un test molto significativo. Io oggi avevo detto a un giocatore nostro, preparati a una gara molto lunga, e forse è stato l'uccello del malaugurio. È evidente che la squadra di Trento, e l'allenatore di Trento lo conoscete meglio di me, sono esperti, sanno quello che significa andare a giocare in un palazzetto così. Il palazzetto carica noi ma carica anche gli altri. Di conseguenza oggi abbiamo sprecato un po' troppo, a mio avviso, con gli attaccanti, abbiamo attaccato un pelino male in alcune situazioni e per questo la partita è andata per lui. Piacenza che ha vinto da 3 e poi Civitanova. Piacenza e Civitanova. Ok, perfetto.